Professore Buttitta, oggi siamo con lei qui perché per parlare di un argomento molto importante e che ci riguarda direttamente. Ricordiamo che lei è docente alla facoltà di lettere, dove insegna appunto storia delle tradizioni popolari qui all'Università di Palermo, oltre a insegnare anche etnologia europea. La lingua siciliana, ricordiamo che l'UNESCO l'ha riconosciuta come lingua madre, da cui insomma sicuramente è partito il latino e poi via via l'italiano. Allora, è stato costituito questo piano, questo tavolo tecnico che porterà, diciamo, a definizione questo progetto proposto dalla Regione. Di cosa si tratta? Sì, innanzitutto vorrei precisare che è stato enfatizzato di tutta questa progettualità, che dovrebbe riflettersi concretamente a livello didattico curriculare nelle scuole, l'aspetto linguistico, che certamente è importante in quanto che la lingua è componente costitutiva della cultura, e anzi, come dire, una componente attiva perché forma la cultura, ci aiuta a parlare e a raccontare quello che c'è intorno a noi. Tuttavia, questo processo normativo dovrebbe interessare, interessa di fatto, perché siamo arrivati alla conclusione dei lavori, anche gli aspetti legati alla cultura, alla storia, alla memoria, che vanno appunto dalla cultura tradizionale ad aspetti di carattere storico. È, io ritengo, una scelta di grandissima importanza, e soprattutto perché renderà consapevoli le nuove generazioni dello spessore culturale, delle tradizioni, dell'importanza della loro appunto storia e anche della rilevanza che ha la padronanza del dialetto, della lingua. Non è qui una questione di etichette, non ci interessa questo, ci interessa rendere coscienti i siciliani, soprattutto i giovani siciliani, di quello che è il patrimonio culturale e linguistico importantissimo che li caratterizza e che ha un riflesso importante in tutta la storia europea. Quali sono i passi concreti che questo tavolo tecnico ha realizzato e a che punto siamo prima di poter dire, diciamo, quando entrerà in funzione questo decreto nelle scuole? Io vorrei ricordare innanzitutto il lavoro straordinario che è stato compiuto negli anni dal Centro di Studi Filologici e Linguistici e dal professore Ruffino, che hanno già a suo tempo collaborato alla redazione di una prima legge sotto il governo lombardo. Qui si è trattato di riprendere sostanzialmente questa suggestione e di elaborarla concretamente, approfondendola e arricchendola con il contributo di molti altri studiosi, ma direi che l'impianto primo, dal punto di vista metodologico e dei contenuti, resta quello che era stato sformulato a suo tempo, e che ha trovato anche concretamente esito in una serie di azioni, di rapporti con le scuole, di incontri, di pubblicazioni, nella più larga parte realizzati proprio dal professore Ruffino e dal suo centro di studi filologici e linguistici, tra tutti questo monumentale Lingue e culture in Sicilia, che di fatto è, come dire, una sorta di manuale, di guida che introduce allo studio della cultura siciliana, utile per i docenti, ma in qualche modo anche per i discenti. Vorrei un attimo concentrarmi conclusivamente sul Lingue e culture al plurale, poiché la nostra identità non è un'identità univoca, è un'identità complessa, un'identità plurale che si è formata nel tempo e continua a essere cangiante con l'apporto di nuove culture e anche di nuove lingue. I lavori a che punto sono? Si potrà partire già dall'anno prossimo per lo studio appunto del dialetto nelle scuole dei diversi livelli o ancora insomma attenderemo? Io ritengo che a brevissimo sarà data notizia, non posso certamente anticipare, ma sarà data notizia da parte degli organi istituzionali della conclusione dei lavori e della redazione di un documento finale, e non è improbabile che delle prime esperienze possano essere avviate anche nel corso di quest'anno. Grazie Grazie a voi. mille.